Amici di Toda Canaria, stasera allo Scristiano siamo invitati da Andrea a provare il suo ristorante De Marcos. Dai, amore, forza, Madonna, come sei lenta. Non mi aspetti mai, sei proprio maleducato. Non ti aspetto perché c'è Andrea che ci aspetta. Dai, buonasera. Buonasera, buonasera Andrea. Benvenuti. Ti presento Selvaggia. Ciao, Selvaggia, un piacere. Un piacere è mio. Non vediamo l'ora di provare la tua cucina. È un piacere avervi qui. C'è un sacco di cose buone. Davvero, mangerei tutto. Vedo che anche tu, In effetti non è facile, tartar di tonno, tartar di vitello, carpaccino di salmone, filetto. Andrea, mi sa che, dato che ci hai invitato a venire a provare, ci affidiamo le tue mani. Va bene. Andiamo a scegliere un vinello per questa sera. Cosa ci proponi? Io ti propongo, come campano, una falanghina campana. Ah, ragazzi, perfetto. Qua, ragazzi, stasera si va con un vino di qualità. E io scelgo il vino e tu già sei pronta qui a mangiare, di la verità. Allora, è solo una mise en bouche, non ti preoccupare. È una polpettina di melanzane con una salsa di salmorejo. Sì, ma mangio anch'io, non è che mangi sempre solo tu da sola. Com'è? Cioè, è un'esplosione pazzesca. Ti scoppia in bocca, una polpettina buonissima. Buona. Ma che roba buona, ma sono per noi? Sì, la tartare di tonno, tartare di scampi, la tartare di gamberi, avocado e mango e il carpaccio di salmone. No, vabbè, ma amore, mai visto qualche antipastino spettacolare? La tartaina di tonno con la salsina di cocco, assaggia un po'. No, vabbè. E mentre tu assaggi il tonno, io ho assaggiato questo scampo con succo d'arancia e sambuca, che è tantissima roba, ragazzi. Quello che aspettavo. Allora, noi continuiamo con il pesce. Quindi abbiamo una tagliatellina con lo scampo. Guarda che e spettacolo. Il pomodorino giallo del Vesuvio. Cioè, mi hanno assunta, vedi? Sei già pronta? Tutto, ho imparato tutto. Va bene, quindi insomma, approved. Approvato? Approvato, ti gusta? È buono, eh. Buono. Cioè, è veramente una roba incredibile. Spaziale. A bomba, come dico io. Veramente buono. Poi con lo scampettino fresco di prima, tanta roba. Anche il secondo. Ovviamente abbiamo continuato con il nostro pesciolino astice su un letto di finocchi e rucola, invidia, è tutta una roba molto buona che però adesso assaggio. Allora, saltato in padella, buono, piace, c'ha quel
credo ci sia un po' di l'arancia, si sente il succo d'arancia buono, il finocchio anche, proprio accostamento very good. No, vabbè Gianni, ma cos'è questa meraviglia? Cosa stai facendo qua? Queste sono le nuvole di fiocchi di neve, una crema di latte. Ma che spettacolo, non vedo l'ora di assaggiarle. Due bignè ripieni di crema al latte con panna, uno spettacolo. Chi assaggia? Io. No. No, tutta la crema che esce dal bignè. Questo lo devi mangiare intero, non me la sarei mai aspettato da te che l'avresti tagliato in due. Non dico niente, non voglio sapere che è. Cioè, ma questa cremina di latte è un po' tipidina, così buonissima. Madonna, è toppissimo. Anche questa cena. Qui bisogna fare i complimenti. È vero? Sì, allo chef Gianni, uno spettacolo veramente. Preparato tutto con la cura del dettaglio. Ascolta me che lui capisce poco. Cioè, io che mangio di gusto, veramente buono, buono, buono. E se non doveste venire, ma l'altro complimento lo faccio ad Andrea. Esatto. Grazie. Andrea, grandissimo davvero. Perché ha scelto molto Gianni, gentile. Ha scelto Gianni come cuoco, ha scelto una buona location, la ESA veramente sauvage. Sauvage, sì, come piace a te. Esatto. E poi comunque la scelta dell'arredamento, la scelta dei particolari, davvero Andrea, hai fatto un'ottima scelta per questo tipologia di ristorante. Noi veramente ti facciamo tanti auguri, speriamo che veramente questo ristorante possa decollare e diventare uno dei migliori di Tenerife. Di più. Ragazzi, davvero, Gianni, grazie mille. No, Andrea, grazie. Noi ci vediamo al prossimo video. Per la visita. E ci vediamo. Oh ragazzi, De Marcos, ricordatelo, eh? Allo scherziamo, non perdetelo. Ciao.